È stato un lavoro importante perché siamo partiti a maggio per recuperare il personale, dapprima personale medico che poi è la base di tutte le attività, dopodiché il personale infermieristico, fare la formazione, rimettere a rivedere i locali e strutturare tutte le procedure per cui il punto di primo intervento faccia parte di un servizio, di una struttura aziendale e quindi venga integrata all'interno del servizio emergenza d'urgenza 118 della SDU Savonese. Che cosa significa per il territorio questo? Beh, il territorio comunque avrà un punto, ulteriore punto di riferimento sull'area emergenza urgenza con una base su Albenga, che apriremo appunto il 15 luglio e nella quale potranno trovare un servizio attivo sulle 12 ore dalle 8 alle 20. Partiamo domani mattina e potrà essere un punto di riferimento sia per tutti i medici di medicina generale, sia per quanto riguarda le strutture residenziali, ma anche per tutti i cittadini che avranno bisogno di una valutazione e di un inquadramento diagnostico. Dottore Cimolato, qual è la differenza di un punto di primo intervento rispetto ad un pronto soccorso? Questo è molto importante per i telespettatori perché spesso vengono confusi. Certo, sì, a volte si crea questa problematica, che comunque il punto di primo intervento è una struttura aziendale del Dipartimento di Emergenza che può stabilizzare pazienti in situazioni critiche, ma il compito del punto di primo intervento è quello di gestire le patologie a bassa complessità, quindi situazioni che dopo gli accertamenti e le cure presso il punto di primo intervento vengono normalmente rimesse, quindi inviate al medico di famiglia per completare quel rito. Mentre invece per quanto riguarda le patologie urgenti è importante comunque rivolgersi al servizio 118, ovvero sia componendo il numero 112, che in questo modo permette al cittadino di avere comunque una risposta che può essere poi quella dell'invio di un'ambulanza per una situazione di emergenza, oppure il consiglio anche di rivolgersi a una struttura come il punto di primo intervento, perché il medico della centrale operativa può dare, in base alla sintomatologia dichiarata dal paziente, può indirizzarlo verso il punto di primo intervento perché è una patologia a bassa complessità che può essere risolta anche senza arrivare al pronto soccorso del DEA di Pietralicura. Tra In questo modo l'altro potremmo sappiamo aiutare. che la Regione, insomma, è in attesa di una risposta dal Ministero perché è stato chiesto, diciamo, il prolungamento dell'orario proprio nel periodo estivo, visto l'afflusso anche dei turisti e speriamo, insomma, che possa arrivare presto. Grazie, grazie al commissario straordinario della ASL 2 Michele Orlando e grazie al direttore del 118 di Savona Danilo Cimolato.